Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati qui su Destiny 2 con un altro video dedicato alle armi. Abbiamo parlato di quelle del PvP, oggi parliamo di quelle per il PvE, sempre relative alla stagione degli eletti, andando a cercare e trovare anche armi delle stagioni precedenti ma che sono ancora tutt'oggi molto ma molto forti. Parleremo di primarie, parleremo di energetiche, parleremo di pesanti, dei nuovi perk, dei vecchi perk, insomma vi farò vedere tutto l'arsenale che abbiamo a disposizione per poter pulire qualsiasi nemico e anche per buttare giù qualsiasi boss. Quindi iniziamo e vediamo un po' cosa ha da offrire questa nuova stagione. Allora, prima di iniziare a menzionare diverse armi, anche quelle nuove, vorrei fare una piccola digressione su quello che è stato invece il meta delle scorse season, perché alcune cose sono rimaste identiche. Sto parlando naturalmente delle celle della mente bellica, le Warmind Cells, un meta che è ancora attivo perché le Warmind Cells, se riuscite a farle, sono ancora molto, ma molto forti, soprattutto in PvE, soprattutto nei contenuti leggermente più complessi. Quindi menzione speciale per tutte quelle armi del Serafino che potete trovare, vi ricordo, da Banshee e come Wardrop, quindi potete ottenerle un po' dappertutto facendo qualsiasi cosa. La mia preferita, quella che mi vedete usare spesso, è la mitraglietta energetica del settimo Serafino, che può rollare con degli ottimi perk che possono essere Libellula, Frenesia alimentare, Quarta fortunata o Assassino ambizioso. Un ruolo interessante è sicuramente o Quarta fortunata o Assassino ambizioso, appunto, e io personalmente andrei con Libellula. Il mio roll è appunto proprio così, quindi è un'arma che vi permette appunto di creare esplosioni, di fare del danno, perché comunque è una mitraglietta che spara a 600 per minuto, ha un'ottima maneggevolezza e insomma è una cosa che personalmente mi piace usare. Ma se volete, naturalmente tutto questo discorso si può fare anche tranquillamente con tutte quante le armi Ikelos, in primis naturalmente il SMG, l'altra mitraglietta in meta in questo momento, appunto sempre energetica, che ci permette praticamente di fare la stessa cosa. L'Ikelos io lo andrei a cercare probabilmente con assedio nell'ultimo slot e dall'altra parte con rilevatore di minacce oppure monitor a impulsi. Vale lo stesso discorso per l'altra mitraglietta, qui abbiamo un'ottima arma che ci permette appunto di creare le Warmind Cells. Tenete conto che le armi Ikelos si andranno a sunsettare la prossima stagione, mentre quelle del settimo Serafino, di cui fanno parte anche il fucile automatico cinetico, il mitraglione pesante, il cannone portatile e l'arma da supporto, sono tutte sunsettate alla fine di questa stagione. Se Bungie non va a cambiare niente all'interno del meta e quindi le Warmind Cells continueranno ad essere forti, vi consiglio di tenervi da parte sicuramente le Ikelos piuttosto che le armi del Serafino. Comunque, se non sapete, tanti di voi appunto sono tornati da poco all'interno del gioco e non sanno bene come funzionano le meccaniche delle Warmind Cells, della creazione delle celle della mente bellica, fatemelo sapere qui sotto che magari ci facciamo un video dedicato, perché è un argomento che noi qui su YouTube non abbiamo mai trattato nello specifico e se volete appunto ne possiamo parlare. Rimaniamo nell'ambito delle cinetiche, perché una delle mitragliette più forti di questa stagione è sicuramente la straordinaria esecuzione. Mitraglietta di questa stagione che potete trovare all'interno della nuova attività stagionale, oppure potete prenderla all'interno degli engrami ombrosi. Perché è così forte? Perché i suoi perk sono decisamente forti. Abbiamo il nuovo perk che si chiama Frenesia, che praticamente non fa altro che aumentare il danno delle armi e aumentare anche la velocità di ricarica. Insomma è un perk che fa tutto in uno e lo fa anche bene, lo fa anche molto ma molto bene. La cosa importante di questo perk, la cosa migliore di questo perk, è che non abbiamo bisogno né di fare kill né di fare cose particolari, bisogna semplicemente essere in combattimento per un tot di secondi. Dopo che appunto abbiamo sparato a qualcuno, comunque siamo in combattimento, a quel punto Frenesia partirà e noi ce lo teniamo per tutto il tempo finché non usciamo dal combattimento. Questa cosa è ottima perché praticamente funziona anche se l'arma è riposta, e quindi vedremo più avanti con altre armi che hanno lo stesso perk, è sicuramente un'ottima cosa da avere. Questa è una mitraglietta che ha anche ottimi perk, è un 7.50, quindi spara esattamente come l'Ikelos SMG e ha anche delle buone statistiche di range. Come secondo perk qui possiamo rollare personalmente due perk su tutti, il primo è sicuramente Strarivamento,
il secondo è sicuramente fuori legge. Quindi uno di questi due perk, secondo me, sono la way to go per quest'arma. Vediamo ora altre mitragliette che possono essere utili per il nostro slot cinetico. Sicuramente la prima è fuoco d'attrito, che è una delle armi delle cacce all'endofurie che sono ancora attive, quindi potete ancora prenderla quest'arma facendo le cacce all'endofurie, che è il contenuto stagionale della scorsa stagione. È un'arma che si ansetterà molto tardi al 1410 e ha dei buoni perk. È una mitraglietta al 600, quindi spara leggermente più lento rispetto alla straordinaria esecuzione, però anch'essa ha dei buoni perk. Per esempio c'è Furia, c'è Arma Vorpal, anche se non è il massimo, c'è Sorgente, che è un ottimo perk della scorsa stagione che ci permette di recuperare le abilità molto più in fretta, ed è sicuramente una delle due scelte che farei io, quindi andrei sicuramente o con Sorgente o con Furia nel quarto slot. Nel terzo slot qui abbiamo la possibilità di scegliere uno tra, personalmente, tra Vento Assassino e Rilevatore di Minacce, che ci permette appunto di ricaricare più in fretta. Queste qui sono le scelte per una mitraglietta che non fa le Warmind Cells, ma sicuramente fa il suo sporco dovere. Un'altra mitraglietta che purtroppo però, in pensione speciale soltanto perché sunsetterà in questa stagione, è la Velocità di Fuga, che è una mitraglietta non affatto male, che anch'essa ha dei buoni perk, tra cui nel quarto slot Assedio, e anch'essa può droppare con Strappamento e appunto Rilevatore di Minacce. Questo è un altro roll che può essere buono per il vostro PvE. Naturalmente quando si parla di primarie, si tratta appunto di pulire, quindi le mitragliette sono sicuramente la way to go per farlo in maniera efficace contro tutti i mobetti rossi che ci rompono le palle durante le nostre piccole missioni. Ora passiamo invece alle energetiche, perché qui naturalmente c'è da parlare un pochino, e io partirei proprio dall'ultima arma che vi ho fatto vedere anche qui su YouTube, che si è presa lo spazio per un video dedicato, che è la Salva del Recuperante, il lanciagranate stagionale di questa stagione, appunto l'arma rituale di questa stagione, che ha dei perk ottimi per fare veramente diverse cose all'interno delle nostre attività. Come sapete, appunto ha granate frontali e poi ha la possibilità di essere di scegliere tra Assassino Ambizioso, Demolitore, Arma Vorpal e appunto Reazione a Catena. Come lo sto usando io? Lo sto usando con Assassino Ambizioso e Reazione a Catena, in modo da avere a volte due colpi nel caricatore e di far esplodere tutti i mob. Praticamente quest'arma può diventare una primaria se la usate nella maniera corretta, e soprattutto se magari avete cercatori e saccheggiatori sulle armature, in modo da avere sempre a disposizione i colpi, perché altrimenti dopo un po' li finite. Altrimenti, se volete fare una build un po' più particolare, magari un po' più complessa, potete scegliere Demolitore, usare la stasi e avere la possibilità di usare granate e appunto quest'arma per pulire, e appunto usare il Demolitore per creare un'ottima sinergia. Comunque questa è una delle armi, secondo me, più forte di questa stagione, sicuramente quella che mi piace di più. Però non scordiamoci anche della Verità Rivelata, stiamo sempre parlando di un lanciagranate sempre energetico, che è quello che ho usato, che uso ancora tuttora e che ho usato tantissimo la scorsa stagione per fare contenuti più difficili, che appunto si tratta per esempio di Cala la Notte Gran Maestro e a volte anche all'interno dei raid. Perché è così forte il Verità Rivelata? Perché ha un perk molto particolare, che appunto sono le granate accecanti nel secondo slot. Praticamente le granate accecanti, è vero che diminuisce tantissimo, come vedete, il raggio di esplosione, però ha la possibilità e la capacità di accecare i nemici e renderli completamente inermi. Questo è ottimo se naturalmente voi fate la parte di chi acceca, il vostro team farà la parte di chi li uccide, quindi avete la possibilità di avere un'arma che ha un crowd control veramente, veramente eccezionale. E se c'è da fare un contenuto un po' più complesso, questa è sicuramente una delle mie armi preferite da usare, da portarmi dietro. Per quanto riguarda gli altri perk, ci sono degli ottimi perk che possono essere usati anche per fare del danno. C'è Frenesia Alimentare per la velocità di ricarica, anche se io suggerisco di mettere fondina autoricaricante, in modo da sparare un colpo, magari switchare sulla primaria, pulire, uccidere quello che è, tornare sul lanciagranate e avere di nuovo un colpo in canna. Per quanto riguarda l'ultimo invece di colonna, qui potete scegliere tra una miriade di ottimi perk. C'è Demolitore, che può essere usato, come vi ho detto prima, con le granate, caricatore multi uccisione, visto che comunque con il lanciagranate è facile fare
una multikill, o altrimenti potete utilizzare anche Fanfarone, che non è affatto male per quanto riguarda appunto il danno. Adesso passiamo agli shotgun, perché come sapete gli shotgun sono rimasti i re incontrastati del DPS, e sono quelle armi che si usano anche per fare Tanix, l'ultimo boss del raid, ma anche per fare tantissime altre cose, perché sono armi che hanno un altissimo DPS. E il primo di cui parliamo è appunto il primo e ultimo. Quest'arma è un world drop, la potete trovare ovunque, o altrimenti se volete potete andare a cercarla all'interno dei materiali dell'armaiolo, dando appunto indietro i materiali dell'armaiolo. Quest'arma ha buoni perk, ma sono due secondo me quelli che vanno cercati esclusivamente per il PvE, per fare danno ai boss, e sono sicuramente fondina autoricaricante e arma Vorpal. Questa combo ci permette appunto di sparare molto forte. Qui abbiamo anche la possibilità di scegliere appunto un caricatore che ci permette di aumentare tantissimo il DPS, che è appunto caricatore d'assalto, perché come vedete ci aumenta il DPS, i round per minuto, e quindi la possibilità di sparare più veloci con quest'arma e quindi aumentare il DPS. Quindi sicuramente dovete trovare più difficile il caricatore d'assalto, fondina autoricaricante e arma Vorpal. Se non avete questo shotgun o non avete la possibilità di trovarlo, o comunque siete sfigati, potete entrare all'interno del raid e trovare l'eredità. L'eredità è un altro shotgun, in questo caso cinetico e non energetico, che ha lo stesso effetto del primo e ultimo, perché è altrettanto forte. Anzi, qui possiamo trovare perk diversi, quindi non avrà arma Vorpal, ma però ha ricombinazione. Praticamente ricombinazione ci permette di aumentare il danno del primo colpo ogni volta che facciamo una kill con la nostra arma energetica. Quindi nel caso in cui per esempio utilizzate l'Iglos SMG o la mitraglietta del Serafino o qualsiasi altra primaria che però appunto è nello slot energetico, potete avere il primo colpo che fa molto molto danno, e in più ha ricostruzione, che praticamente ci permette di caricare il caricatore con tantissimi colpi di riserva. Se avete per esempio un caricatore aggiuntivo nel secondo slot, se non sbaglio potete arrivare fino ad avere un magazine di 14 colpi, quindi non ricaricare praticamente mai durante le fasi di danno. Quindi tra questo e il primo e ultimo sono sicuramente le migliori scelte per quanto riguarda il DPS. Alternativa, anche se non forte come le altre due, può essere il Blasfemo, un'arma della luna che è tornata in pompa magna, visto che appunto è stata tolta dal sunsetting. Infatti come vedete ha un sunset di 1610, quindi praticamente ce la portiamo da qui ad un anno. L'unico problema è che non ci sono dei perk per quanto riguarda appunto il PvE stra ottimi, come può essere appunto ricostruzione oppure arma Vorpal. Però c'è quarta fortunata, quindi ci permette appunto di farci tornare un colpo nel caricatore quando facciamo un colpo preciso, mentre nell'altra colonna non c'è niente che può fare più danno ai boss, a parte magari Furia e Fanfarone, anche se in realtà sono un po' più difficili da proccare, soprattutto quando si fa DPS. E quindi insomma in questa colonna c'è qualcosa tra virgolette che non torna per quanto riguarda il danno ai boss, però può essere sicuramente un'alternativa se state cercando il primo e ultimo oppure l'eredità. Ora passiamo ai cecchini, per quelli di voi che amano usare i cecchini all'interno del PvE, che sono una scelta non proprio in meta, ma che comunque possono essere utilizzati per fare soprattutto alcuni contenuti dove magari bisogna fare del danno ai boss da lontano. Il Frozen Orbit, che è quello che abbiamo già visto nel video riguardante il PvP, ha dei perk ottimi anche per quanto riguarda il PvE. Il problema di quest'arma, come vi ho già spiegato, è che come vedete insomma i perk sono tantissimi, quindi andare a fare PvP per trovare un roll preciso come lo cerchiamo noi è molto ma molto difficile. Quello che potete cercare di trovare per quanto riguarda il PvE è sicuramente arma Vorpal, scusate, nell'ultima colonna, e triple tap, che vi dà la possibilità appunto di farvi tornare un colpo nel caricatore ogni volta che fate un colpo preciso. Questo ci permette di aumentare tantissimo il DPS e è un'arma che può essere usata per fare alcuni contenuti, soprattutto se i boss magari sono lì fermi a prendersi il nostro danno. Anche qui naturalmente c'è un'alternativa, sto parlando della Dorado, anche questo abbiamo già visto
nel video per il PvP e vi stavo appunto parlando dei perk che ci sono per quanto riguarda il PvE, che sono gli stessi di cui vi ho parlato adesso, quindi potete fare la stessa accoppiata di perk con l'adorato, con appunto triplo colpo e arma vorpal, che è sicuramente un'ottima combinazione, come vi dicevo, per fare danno ai boss. Questa è un'arma rituale che era quella della stagione scorsa, quindi potete ancora andarlo a prendere. Adesso passiamo alle pesanti e naturalmente, come vedete, io non sto tirando in ballo nessuna arma esotica, perché insomma le esotiche andrebbe fatto un discorso a parte, quindi sto parlando soltanto delle leggendarie. E la prima che mi viene in mente naturalmente è il codice del duello, lanciarazzi di questa stagione. Come sappiamo, i lanciarazzi sono stati buffati del circa del 30%, non sono ancora completamente in meta, nel senso che se dovete andare a fare del DPS sicuramente la accoppiata anarchia slug shotgun è quella che ancora fa più danno di tutte, però sono sicuramente delle buone alternative che possono essere usate per fare tanti altri contenuti che appunto non sono magari in raid, grazie anche ai perk nuovi che sono usciti. In primis impressione duratura, che è un ottimo perk che praticamente non fa altro che appiccicare il razzo addosso al nemico, fa una parte di danno e in più fa un danno dopo, quando esplode, è maggiore rispetto a tanti altri perk, come possono essere per esempio le bombe a grappolo, che abbiamo visto che in realtà sono un pochino inconsistenti perché naturalmente esplodono un po' a casaccio intorno alla zona d'esplosione. Però fate attenzione, perché qui riprendiamo il discorso che vi ho fatto prima riguardo alla straordinaria esecuzione, sempre arma della stagione, che è appunto frenesia. Frenesia dovrebbe fare circa il 5% di danni in più rispetto ha l'impressione duratura, quindi insomma è una cosa che può essere usata. E come vi dicevo, se siete in combattimento, frenesia rimane attivo e quindi potete avere la possibilità di sparare un colpo con frenesia attivo anche se non avete, tra virgolette, il lanciarazzi in mano. Proprio per questo il secondo perk che vi consiglio di usare è sicuramente ondina autoricaricante, che è un perk molto molto buono per il lanciarazzi, visto che appunto hanno un colpo solo. Importante, ma molto importante, come nel caso appunto del primo e ultimo dello shotgun, anche il caricatore, quindi anche la seconda colonna è importante qui nel lanciarazzi. È importante avere involucro a impatto, che è appunto questo perk che ci permette di aumentare del 10% il nostro danno per quanto riguarda appunto i lanciarazzi. Quindi questo roll secondo me è il god roll, o potete comunque andare anche con impressione duratura, o eventualmente se preferite fare un po' di casino proprio come con il lanciarazzi, con il lanciagranate scusate, potete utilizzare reazione a catena. Alternativa per quanto riguarda i lanciarazzi c'è la risposta del domani, che in questa stagione la trovate naturalmente all'interno delle prove di Osiride. Se non sbaglio in questa settimana era la quinta vittoria, ma insomma potete immaginare che poi gireranno le varie settimane e i vari drop. In questa stagione anche qui abbiamo degli ottimi perk che, come vedete, sono sempre gli stessi: abbiamo reazione a catena e abbiamo impressione duratura, che è sicuramente un perk da avere. Anche qui abbiamo fondina autoricaricante e anche qui abbiamo involucro a impatto, quindi se siete fortunati a fare appunto le attività stagionali potete trovare il COD duello come ve l'ho spiegato. Però abbiamo un'altra alternativa, che è l'eretico, arma che potete trovare all'interno della fossa dell'eresia sulla luna, facendo appunto il dungeon sulla luna, quindi per voi possessori di Shadowkeep potete prenderlo. Anche qui abbiamo la possibilità di prendere un'arma che non sansetterà, scusate, molto presto, perché è al 1610, e anche qui potete avere la fortuna e la possibilità di dropparlo esattamente, o meglio, o quasi esattamente con gli stessi roll. C'è sicuramente involucro a impatto, non c'è ondina autoricaricante, però qui potete utilizzare eventualmente impulso amplificativo che vi permette di aumentare la velocità di ricarica. Però nell'ultimo slot avete la possibilità di scegliere sia bombe a grappolo e sia appunto impressione duratura, che è il perk che fa più danno in assoluto. Spade, naturalmente le spade hanno ricevuto un nerf del 15%, ma sono ancora forti, soprattutto per alcuni contenuti dove c'è la possibilità di utilizzarle. Naturalmente lasciamo il lamento da parte, che è esotica, ma vi suggerisco eventualmente di andare con quella se avete la possibilità. Altrimenti la ghigliottina cadente rimane sicuramente un'ottima alternativa, sempre con i perk che conosciamo bene, quindi lama turbinante e assalti incessanti. Questo ci permette appunto di aumentare il danno fino a un bel per 5 quando facciamo
gli attacchi leggeri per poi fare quello pesante che è molto forte nella ghigliottina cadente, e in più appunto assalti incessanti che ci permette di riprendere qualche colpo appunto facendo quelli leggeri. Quindi questa è sicuramente un'ottima alternativa se non volete utilizzare il lamento, ma tenete conto che appunto il lamento, in questo caso l'esotica, è molto, ma molto forte. Prima di chiudere vorrei fare qualche piccola menzione speciale, e partiamo velocemente dai fucili ad impulsi, che non sono malvagi per quanto riguarda i contenuti leggermente un po' più complessi, me l'avete visto usare moltissimo per quanto riguarda appunto i Cala la Notte Gran Maestro, dove bisogna avere una leggera distanza per evitare di morire. Appunto l'osso vibrante secondo me è una delle armi più forti che ci sono in questa categoria. Questa è un'arma che trovate all'interno del raid dell'ultimo desiderio, quindi dovete andare a sconfiggere Riven, e il roll che io ho è sicuramente fuorilegge e furia, con i proiettili a calibro elevato che vi permettono appunto di stordire leggermente i nemici quando gli sparate. Altra arma che mi avete visto usare invece in questi giorni è sicuramente il Ronda Notturna, l'arma di azzardo che si può droppare naturalmente facendo quell'attività, ma se non sbaglio è anche un world drop, quindi potete dropparla facendo qualsiasi tipo di attività da qualche season. È un'arma che sunsetterà la prossima stagione, quindi insomma ci sono ancora 2 stagioni per poterla utilizzare, e calcolate che in questa stagione questi di ricognizione hanno appunto gli antibarriera, che come sappiamo nei contenuti più difficili ne abbiamo bisogno. Qui personalmente andrei con diversi perk che possono essere utili. Io ce l'ho con carica esplosiva, perché parliamo sempre di contenuti dove siamo diversi punti sotto, e sappiamo come appunto i proiettili esplosivi non perdono gittata nello sparare, quindi stiamo parlando di un ricognizione e io vado con i proiettili esplosivi, però tenete conto che appunto qui potete trovare anche caricatore multi uccisione e furia. Nella seconda colonna abbiamo colpo rapido, che è ottimo per quanto riguarda appunto la ricarica, ma c'è anche fuorilegge, quindi potete utilizzare questi due piuttosto che nel caso rilevatore di minacce, che appunto viene surclassato da questi due perk per quanto riguarda la ricarica. Ultima menzione speciale, poi chiudiamo, torniamo velocemente a parlare delle armi del Serafino, perché il cannone portatile è una di quelle armi ottime sempre per quanto riguarda i contenuti più difficili, perché anche qui abbiamo dei colpi esplosivi, in questo caso appunto carica temporizzata, che altro non fa che appunto attaccare un colpo ai nemici e farlo esplodere. Funziona più o meno come i colpi esplosivi, ma in questo caso appunto i colpi si appiccicano e ci permettono appunto di fare più danno dalla distanza. È una di quelle armi che appunto si utilizzano per fare i contenuti più difficili, e in questa stagione ci sono gli inarrestabili sui cannoni portatili, e quindi insomma è un'arma da tenere d'occhio se appunto volete utilizzarla per fare questi tipi di contenuti. Bene, so sicuramente che ho dimenticato qualcosa, o meglio sicuramente non ho messo nella lista qualche arma di quelle che utilizzate voi, e come è successo anche nel video precedente vi chiedo di scriverle qui sotto le armi che secondo voi sono delle ottime alternative a quelle che vi ho elencato io, sperando che quelle che vi ho elencato insomma vi siano utili per fare tutti i vostri tipi di contenuti in tutte le maniere possibili immaginabili. Io vi ringrazio, spero che il video vi sia stato utile, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.